Ho delle premesse da fare, per così, premesse come consiglio ai lettori, direi. La prima premessa è che io capovolgo l'idea, che è dominante, direi, in criminologia, che io chiamo l'idea del deficit, cioè nel senso che in qualsiasi momento ci troviamo di fronte a un fenomeno criminale, a una disfunzione sociale, siamo portati a dire, beh, qui manca qualcosa, c'è un deficit, manca la socializzazione, manca la famiglia, manca il lavoro, mancano le risorse, eccetera, eccetera. Questo può essere vero in molti casi. E il fatto però è che molto spesso troviamo persone, gruppi sociali che invece hanno delle famiglie estremamente funzionanti, hanno molte risorse, sono perfettamente socializzati in quest'ordine sociale, eppure commettono i reati forse più gravi dei quali noi siamo testimoni. Questa è la prima, quindi, premessa. Seconda premessa è questo: quando si parla di criminalità, secondo la mia tradizione, che è una criminologia critica o radicale, noi non guardiamo a quei comportamenti che sono ufficialmente giudicati criminali, noi guardiamo anche a comportamenti che sono socialmente dannosi, ma non sono considerati criminali. Quindi guardiamo al danno sociale più che alla definizione statutaria della criminalità. Queste sono le due premesse importantissime, così come consiglio dico ai lettori per intraprendere la lettura di questo libro. Ecco, chi sono i criminali potenti? Ecco, anche qui c'è da spiegare qualcosa. Quando noi parliamo di libertà nelle nostre democrazie liberali, facciamo molto in fretta a parlare di libertà come se la quantità cosiddetta di libertà equivalesse in tutti i gruppi agli individui. Non è così, cioè ci sono gradi di libertà nella democrazia liberale e quindi il grado di libertà per me significa la gamma di scelte che le persone hanno a loro disposizione. Quindi libertà uguale numero o gamma di scelte che le persone posseggono. Insieme a questa gamma di scelte, cosa viene? Viene anche una relativa precisione nel prevedere l'esito delle proprie scelte. Questa è una persona potente, che ha una grande gamma di scelte e può prevedere più o meno con precisione l'esito delle sue scelte. Aggiungendo un'altra cosa, direi che riesce a controllare gli effetti delle sue scelte. Un potente che commette crimine, per intenderci, controlla gli effetti della sua azione e spesso non le fa apparire come criminali. Questa è una delle definizioni, cioè questo è il tipo di soggetto al quale mi riferisco in questo lavoro. Ora, perché commettono reati? Questo è il titolo stesso del libro, ovviamente. Ecco, allora cosa ho fatto qui? Sono andato in diversi, ho visitato diversi campi di sapere e ogni campo di sapere offre, secondo me, degli spunti straordinari che poi bisogna seguire se si intendono seguire qui e lì. Per esempio, ho scelto quindi criminologia. Vabbè, vediamo cosa ci dice la criminologia. Che ci sono situazioni di anomia, situazioni di deregolazione, perché c'è molta concorrenza, perché i mercati sono competitivi e perché si afferma pian piano una filosofia secondo cui è più importante vincere che vincere secondo le regole. Questa è un po' l'idea estrema, diciamo, della concorrenza. Oppure ci sono altre teorie che dicono, beh, i potenti come i ladri, come i rapinatori, eccetera, hanno le caratteristiche di tutti i criminali, cioè hanno una carenza di autocontrollo, sono impetuosi, non pensano agli affetti, sono intemperanti, eccetera, eccetera. Poi ci sono teorie dell'apprendimento in criminologia molto interessanti, per cui che ci dicono una cosa seguente: si deve imparare a commettere un crimine, innanzitutto, ci vogliono delle tecniche per commetterlo. E quindi si imparano le tecniche per commettere reati, e vedi come sono bravi i nostri politici, i nostri imprenditori, ad esempio, in Italia. E però impari anche le razionalizzazioni, che è molto importante, cioè devi convivere con la tua criminalità, quindi trovi delle razionalizzazioni, quindi delle giustificazioni perché lo fai, eccetera, eccetera. Questo molto in fretta, ovviamente, le cose principali che ci raccontano la criminologia. Io ovviamente credo in una criminologia che invece si ispiri anche a tanti altri campi di sapere, quindi sono andato a investigare nella teoria sociale. La teoria sociale, per esempio, so, i potenti vengono emulati. Ecco, questa è una delle cose più interessanti che ho trovato lì. Cioè, i potenti non hanno
non hanno bisogno di nascondere le proprie azioni, anzi, più le dispiegano, più le sciorinano, più le mostrano, più si prestano un po' all'emulazione. Quindi, in certo senso, mobilitano, secondo me, una certa partecipazione. Sono quindi alla ricerca di complicità, se non altro complicità culturale, no? Quindi, no, ma usano però, come dico nel libro, usano però in alcuni casi anche la segretezza e l'occultamento e la coercizione, ovviamente. Tendo più a credere che i potenti mirino a essere imitati più che a esercitare coercizione o occultarsi o essere segreti, eccetera. Comunque, nella teoria sociale trovi un po' tutte queste diverse posizioni. C'è poi un'altra idea che è fondamentale, secondo me, è la paura del futuro. Cioè, i potenti accumulano ricchezze, ti farò un esempio tra breve, perché hanno paura che queste ricchezze prima o poi verranno contestate, cioè che i loro privilegi verranno ridotti, per esempio, da mutamenti sociali o da cambiamenti politici, eccetera, eccetera. Ecco perché accumulano sempre di più, in modo da risolvere i problemi di 2 o 3 generazioni che li seguiranno, come sta facendo Cameron in Inghilterra. Ormai sa benissimo che alle prossime elezioni può perdere il suo partito, e cosa fa? Assegna gli ospedali, il servizio postale e tanti altri servizi pubblici, li assegni che fanno parte della sua elite, che hanno fatto probabilmente anche la stessa università, la stessa scuola, vestono e profumano allo stesso modo. Hobbes, infatti, è l'unico che ci fa vedere questa cosa molto interessante. Dice: solo gli uomini sono gli unici animali che sentono oggi la fame che avranno domani. Ed è questa l'idea della paura del futuro che, secondo me, contribuisce moltissimo alla criminalità dei potenti. Dal diritto, cioè dalla filosofia del diritto, ecco, lì faccio un esercizio molto semplice. Prendo il dialogo tra Platone e Trasimaco. Come tutti sanno, Platone dice: no, la legge è universale, corrisponde a valori che valgono per tutti, ai quali tutti quanti noi ci uniformiamo e sono, diciamo, che creano beneficio per l'intera comunità. Trasimaco lo interrompe e dice: no, un momento, mi sembra invece che le leggi servono esclusivamente chi ha il potere, tanto è vero che chi ha il potere poi promulga le leggi e le usa a suo vantaggio. Bene, con questi due estremi, se vogliamo, faccio tutto un discorso sulla filosofia del diritto e attraverso soprattutto, devo dire, Hannah Arendt, che ha molte cose interessanti da dire sull'argomento, e concludo dicendo che i potenti, in effetti, hanno la capacità da una parte, di adottare le idee di Platone, quindi di lasciare le leggi come sono, perché comunque possono dire che sono universali. Dall'altro lato possono invece rivendicare come Trasimaco: no, noi siamo i potenti e noi facciamo le leggi. Quindi in tutti e due i casi sono in grado di utilizzare la giurisprudenza, la legislazione a loro favore. Se non va bene la legge universale, bene, la modificheranno. Tutto qua, la modificheranno al proprio valore, al proprio uso e consumo. Ecco, la scienza politica è ricchissima di spunti. Otere dice che i potenti sono soggetti a questo strano stato della mente, lo chiama lui. Sant'Agostino dice invece che la criminalità dei potenti è un po' il frutto della coesistenza di male e bene. Benissimo. Spinoza dice: beh, è l'imperfezione umana. Questa è una giustificazione che sono sicuro anche molti corrotti possono usare. Beh, Hobbes cosa dice? Di nuovo Hobbes. Dice: beh, qualsiasi tipo di criminalità del potere è accettabile perché evita dei mali peggiori, cioè evita per esempio la giungla, evita una situazione di anomia in cui tutti sono nemici di tutti. E poi ci sono quelli che hanno invece più un atteggiamento, direi, critico: Montaigne, Giambattista Vico, Pascal. Beh, il male è insito nel potere politico in forma di crimine e di violenza. Quindi io esamino un po' tutte queste diverse analisi, questi diversi concetti. E poi c'è, di nuovo, si torna a quello che dicevo prima, all'idea di imitazione, e qui l'ho trovata in David Hume e in Tocqueville. Dice: i comportamenti degli usurpatori generano ammirazione. Ecco, questo è l'aspetto più importante, credo, in questo libro. Etica, quindi, dal punto di vista nella storia della filosofia o dell'etica, se vogliamo, i potenti che delinquono, secondo me, hanno dalla loro parte una serie di teorie,
che possono servire alla loro giustificazione, diciamo. E sono quelle teorie relativistiche, che troviamo giustamente relativistiche, su che cosa sia morale e che cosa sia immorale. Su, per esempio, l'idea di soggettività nell'aderire a valori e di scegliere i sistemi di giustizia. Abbiamo molta filosofia che è così, è piuttosto scettica nei confronti di valori che siano assoluti, e giustamente direi. Quindi abbiamo quindi una tradizione filosofica che aiuta in un certo senso l'ambiguità della criminalità dei potenti. Ecco, dall'economia, che è una delle cosiddette scienze che io prendo maggiormente di mira anche in un lavoro precedente, impariamo molte cose. Primo, e sembra quasi paradossale, ma assurdo, ma è proprio così, c'è una sua logica questo pensiero, c'è il principio di utilità. Ecco, mi spiego immediatamente. Quando proteggiamo un bene, cioè quando vogliamo per esempio prevenire un furto, non possiamo mai spendere più del valore del bene stesso. Questa è un'idea di utilità che ci viene dall'economia. L'esempio che ci viene fatto è questo: se vuoi evitare il crimine di strada, per esempio, sarebbe facile, basterebbe mettere un poliziotto in ogni strada, però economicamente sarebbe disutile, perché costerebbe molto di più del danno sociale che crea il crimine di strada. Ecco quindi la prima cosa. Il ladro, quindi, cosa deve fare? Per praticare il principio di utilità, deve dimostrare che quello che ha rubato ha più valore per lui, quindi è più utile socialmente, di quando quella cosa apparteneva al proprietario precedente. Cioè, quindi un uomo politico che dice: io rubo miliardi allo Stato italiano. Sì, però questi soldi valgono più per me di quanto valgono per lo Stato. Perché? Perché questi soldi verranno investiti, creeranno occupazione e creeranno valore. Ecco, un'idea geniale, secondo me, che giustifica la criminalità dei potenti. Un'altra cosa che impariamo dalla cosiddetta scienza economica è che, per esempio, anche il costo della investigazione, della condanna e della punizione deve corrispondere più o meno al valore della persona che ne è oggetto. Ad esempio, è troppo costoso investigare, condannare e punire i potenti. Il potente che è in carcere viene in pratica immobilizzato. Quindi il potente non potrà più svolgere la sua attività produttiva, quindi non potrà più produrre valore. A quel punto è l'intera società che ci rimette, perché è collettivo. Quindi non bisogna mettere in galera i potenti, in quanto li immobilizziamo e non producono più valore. Mentre invece, ovvio, un disperato, un escluso, che non produce nulla nella società in quanto tale, produrrà ancora meno in carcere, tanto vale che perda anche la libertà. Quindi ecco perché è più semplice e immediato e conveniente punire un escluso che non un potente. In questo caso specifico, siccome parliamo di un'area grigia, l'area grigia del potere, nel quale c'è qualcosa di legittimo, qualcosa di illegittimo, qualcosa di assolutamente criminale, eccetera, quindi non possiamo fare a meno che dobbiamo sfuggire un po' le cosiddette scienze precise, chiamiamole così, le discipline che misurano le cose, ma dobbiamo guardare aspetti più culturali, magari simbolici, estetici, eccetera. Perché? Perché gli eventi danno vita a delle narrazioni che sono anche mitologiche, in un certo senso. Ecco, quindi a me piace osservare questo rapporto tra gli eventi e le narrazioni. In questo, devo dire, ho l'appoggio di Aristotele, perché in quale dice, quando parla dello storico e il poeta, dice: il primo, lo storico, racconta quello che presumibilmente è successo. Il secondo, invece, il poeta, ma io direi anche il narratore, racconta quello che potrebbe succedere. Quindi la storia, in un certo senso, ci trasmette degli eventi particolari. La narrativa, invece, può darci in visione delle verità più generali. Ecco perché uso nell'ultima parte del libro alcuni lavori di Balzac, con cui concludo appunto il libro, in cui il potere e la criminalità sono in pratica la stessa cosa, molto spesso sono la stessa cosa. E la figura più leggendaria che c'è in uno dei suoi romanzi è un criminologo che è anche un criminale. Ho trovato geniale questa figura di Vidocq che troviamo in Balzac.